Percorso formativo di pastorale con la famiglia, primo incontro il 21 e 22 ottobre a Loreto. Luci nel fango a Pianello di Ostra, una serata per ricordare le vittime dell'alluvione. Sabato 16 e domenica 17 settembre l'Open Day alla Casa della Comunità Don Paolo Tonucci. Si potranno visitare i nuovi locali e verranno illustrate le iniziative in programma. Raccontami giovani vocazione e missione, mercoledì 13 a Fossombrone, una serata dedicata ai giovani, preghiera, canti e tante testimonianze sulle esperienze vissute in questa intensa stagione. Ben trovati a questa edizione del TG Web. Apriamo il nostro appuntamento settimanale con il percorso formativo di pastorale con la famiglia. Dal mese di ottobre, infatti, prenderà il via questa iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e dalla Commissione Regionale di Pastorale Familiare. Gli incontri che si terranno a Loreto, all'Istituto Salesiano Madonna di Loreto, sono rivolti alle coppie e a quanti desiderano iniziare una formazione sui temi legati al sacramento del matrimonio e alla famiglia. Prenderanno il via il 21 e 22 ottobre con arrivo alle ore 9 di sabato e partenza alle ore 17:30 della domenica. Per maggiori informazioni è possibile scaricare la locandina sul sito fanodiocesi.it. E da Loreto ci spostiamo a Pianello di Ostra, precisamente al campo sportivo, dove venerdì 15 settembre, ad un anno dalla tragedia che ha colpito il nostro territorio, è in programma la serata in memoria delle vittime dell'alluvione dal titolo Luci nel fango. Alle ore 20:30 si terrà la fiaccolata che terminerà con la Santa Messa, presieduta dal Vescovo Monsignor Franco Manenti e concelebrata dai Vescovi delle altre diocesi colpite, Monsignor Andrea Andreozzi, Vescovo della Diocesi di Fano, Fossombrone e Cagli-Pergola, Monsignor Francesco Massara, Vescovo di Fabriano e Monsignor Luciano Paolucci Bedini, Vescovo di Gubbio. Sabato 16 settembre dalle ore 15 alle ore 19:30 e domenica 17 settembre durante tutto il giorno ci sarà l'Open Day della Casa della Comunità Don Paolo Tonucci per dar modo a tutti di visitare i nuovi locali di Via Ranuzzi e di conoscere le attività che vi verranno realizzate. Ce ne parla Davide Cecchini. Mi trovo davanti la Casa della Comunità e a nome della parrocchia di San Paolo al Vallato, del Consiglio Pastorale, del Consiglio dell'Associazione Porte Aperte, volevo invitare tutti all'Open Day che si terrà sabato 16 e domenica 17 settembre, in particolare sabato nel pomeriggio dalle 15 alle 19:30, domenica anche mattina dalle 9 alle 12:30 e dalle 15 alle 19:30. Per presentare quelle che saranno le attività svolte all'interno della nostra Casa della Comunità. È l'occasione anche per visitare i luoghi, tutte le stanze per chi ancora non l'avesse fatto, è l'occasione anche per conoscere le associazioni che hanno aderito al progetto Una Comunità Educante, un bando di crowdfunding promosso dalla Fondazione Carifano, quindi saranno presenti queste associazioni, saranno presenti tutte le associazioni che svolgeranno attività all'interno della Casa della Comunità e si potrà anche iscriversi all'associazione Porte Aperte e anche alle attività che partiranno appunto dal mese di settembre. Ecco, vi invitiamo tutti per conoscere i luoghi e per partecipare alle attività. Un incontro per pregare, per condividere insieme le esperienze fatte durante questa estate. Mercoledì 13 settembre, nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Fossombrone, il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, il Centro Missionario Diocesano, Missio, hanno organizzato l'incontro Raccontiamoci Giovani, Vocazione, Missione. Il servizio è realizzato per noi da Marco Gasparini. Nell'ambito della settimana vocazionale organizzata in occasione del 50° anniversario di sacerdozio di Don Giancarlo De Santi, mercoledì 13 settembre, nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice di Fossombrone, si è tenuto l'incontro vocazionale dal titolo Raccontiamoci, giovani, vocazione e missione, organizzato in collaborazione dalle parrocchie di Fossombrone, dalla pastorale giovanile e vocazionale e dal centro missionario. Dopo un piacevole buffet di accoglienza e un momento di preghiera, i giovani si sono messi in ascolto di numerose testimonianze, parole, musica e immagini per narrare storie di vita, storie di chiamate all'amore incondizionato.
Chiamati da te, uno per uno, siamo come terra e argilla plasmati dalla tua parola. Con queste parole, Don Steven Carboni ha introdotto la carrellata di testimonianze iniziata con Aurora Siccheroli di Orciano, direttrice del campo missionario 2023, che ha sottolineato la gioia e la bellezza di mettersi al servizio degli altri anche nelle piccole realtà locali. A seguire il racconto di Padre Eric, missionario degli Apostoli del Buon Pastore, regina del Cenacolo, giunto dal Burundi come missionario in Italia. La sua prima difficoltà, ha raccontato, è stata nell'integrazione, a capire una cultura diversa, ma allo stesso tempo la bellezza di servire gli ultimi qui e in terra d'Africa. La riflessione si è poi spostata in tema più prettamente vocazionale con il racconto dei giovani che hanno partecipato alla GMG a Lisbona e grazie al racconto di Damiano che ha ricordato la bellezza di essere accolti nelle famiglie e di mettersi in gioco, di conoscere l'altro. La GMG era necessaria per i giovani, ha detto Don Steven, necessaria per chi ci seguiva da casa. Davvero sentivamo il sostegno di tanti che ci hanno accompagnato con la preghiera. Era necessaria per i giovani delle nostre parrocchie che hanno detto sì e si sono buttati in questa esperienza che non dimenticheranno più. Si sono lasciati travolgere dall'intensità dei canti, delle parole del Papa, dalle catechesi dei nostri vescovi, nelle mattinate insieme a tutti i giovani del mondo. Ospite d'eccezione della serata fra Damiano Angelucci, già missionario in Benin ed ora impegnato nella pastorale giovanile nella nostra regione, e Marco Rulli, che verrà ordinato sacerdote dopo ben 10 anni di distacco dall'ultima vocazione al sacerdozio. Una serata davvero entusiasmante e densa di messaggi che ha toccato il cuore dei presenti, ricordando a tutti e a ciascuno di essere chiamati ad una vocazione specifica all'interno della grande chiamata all'amore. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it, fanodiocesitv.it e sulle nostre pagine social. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.